Non è un vero e proprio unboxing questo dello scrigno di Zio Paperone, questo perché ho avuto la fortuna di acquistare l'ultima delle copie che Panini Comics ha portato a Lucca Comics and Games, per cui in realtà sarà più che un unboxing, andiamo a vedere che cosa c'è dentro. E in effetti, oltre a trovare packaging abbastanza particolari e molto interessante, troviamo anche un volume cartonato in cui vengono ristampati i diari di Paperone di Gary Cornan, con in aggiunta in finale due storie inedite, cioè non pubblicate in origine, sull'almanacco Topolino, che in effetti era stato fino adesso il punto di elezione principale per l'uscita delle storie parlanti a questa serie. Inoltre troviamo la stampa della illustrazione di Andrea Fraccero, che impreziosisce la parte superiore dello scritto di Zio Paperone. Possiamo poi apprezzare come la scritta Zio Paperone sia in effetti il logo dedicato alla testata di, appunto, Zio Paperone. Arrivati a questo punto, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere notifiche su tutti i video caricati. Saluti a tutti!